Ma dico io, non è nemmeno avviato carnevale e già ste trombettelle non funzionano. Ma per piacere, eh! Salve a tutti ragazzi! Finalmente si respira aria di carnevale e dovete sapere che nel mio paese a Solopaca, il giorno di giovedì grasso, viene preparato un piatto tipico, la scarpella. Dovete sapere che la scarpella non è altro che una frittata di maccheroni all'interno di una sfoglia. Gli ingredienti per realizzare la sfoglia sono 350 g di farina, 200 ml d'acqua, 100 g di burro, pepe, sale e olio extravergine di oliva. Invece, per quanto riguarda la farcitura, avremo bisogno di 200 g di ziti, che andremo a cuocere spezzati, della passata di pomodoro, che prepareremo un sugo facile con olio, sale e aglio, 6 uova, 2 salsicce secche e del formaggio di pecora non stagionato. Dopo che abbiamo cotto la pasta e il sugo, iniziamo a preparare anche il ripieno. E adesso ci mettiamo le uova. Cloc, cloc. Proprio buona, bella stagionata stagionata, perfetta per la scarpella. E adesso possiamo andare ad infornare la nostra bella scarpella. I 50 minuti sono passati. Mi sa proprio che è ora, ragazzi. Ed ecco qua la scarpella finita. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividete. Commentate, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, al prossimo video. Ciao!